Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito, con la collaborazione dei reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, 15 misure cautelari personali, di cui 3 in carcere, 7 agli arresti domiciliari, 5 con l'obbligo giornaliero di presentazione alla PG per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e traffico di sostanze stupefacenti. Contestualmente, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie, un fabbricato, 2 magazzini, un appartamento, 3 autovetture e 3 motoveicoli per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. A Napoli si è proceduto ad eseguire la misura cautelare in carcere nei confronti di AC classe 73, quale capo e promotore dell'organizzazione con compiti di procacciamento. Agli arresti domiciliari i sodali addetti alle spedizioni. Sono altresì indagate altre 13 persone per un totale di 28 soggetti coinvolti. Di questi ben 19 risultano precettori di reddito di cittadinanza. Nello specifico, le sigarette sarebbero state inviate a Palermo utilizzando una ditta di spedizione ignara del traffico illecito, indicando quali mittenti e destinatari nomi e indirizzi di pura fantasia, e comunicavano i relativi numeri di spedizione ad un uomo di fiducia. Quest'ultimo, autista operante per conto della ditta di spedizione, oggi agli arresti domiciliari, provvedeva a ritirare e consegnare i pacchi direttamente presso il magazzino di stoccaggio. In un'occasione è stato sequestrato anche 1 chilo di hashish, constatando quindi che l'attività illecita del sodalizio criminale si sarebbe estesa anche al traffico di stupefacenti, evidentemente anche in ragione delle difficoltà della vendita al minuto su strada delle sigarette nel periodo epidemiologico. E chi c'è? Che fa? Siamo là, chi c'è? Non preoccupare, tanto c'è la via che sto parlando. Allora, c'è, a me si è andata, sono 66. No, come dire, non l'ho 76. 60. No, non lo voglio. E quanto ne ha? Posso fare la stazione 20, 20, vinto per volo. Ma volo e invece del Gino. Per domani mattina. Domani mattina che cosa va in vero? Vedi. No, per il capitano tempo, te vado a sentire, perché ti stanno chiedendo, se che non hai capito, se ne distretti di stasera. Ma non ti preoccupo. Fino a mai, minchia, non ho proprio. E chi sto proprio? Perché non c'è un biglietto mi sono di far cancellare 20? A cosa faccio la cucchia sulle casse e ti puoi, va bene?